Espressioni del Made in Italy e dall'altro a favorire il ricambio generazionale all'interno delle aziende, a sostegno della crescita e dell'occupazione. Vorremmo che si promuovesse a livello europeo un clima più favorevole alle piccole e medie imprese, che consenta di sfruttare al meglio il potenziale che le stesse sono in grado di esprimere, adottando in loro favore specifiche iniziative per un più ampio ed agevole accesso ai finanziamenti europei. Concludo, La Presidente, ringrazio, dicendo Presidente. che questo governo da oltre 2 anni è in carica e ha passato anche la presidenza del semestre europeo. Purtroppo tutti i problemi che sono oggi all'ordine del giorno c'erano anche 2 anni fa, non sono stati risolti e sono ben lungi dal nostro punto di vista con questo modo di affrontarli dall'essere risolti. E quindi esprimiamo tutta la nostra disapprovazione verso la politica che questo governo ha attuato finora. La Grazie. ringrazio. Adesso invece do la parola al deputato Giovanni Monchiero. Prego, deputato. Grazie Presidente. Ma nella aperta e trasparente relazione svolta stamane dal Presidente del Consiglio ho colto alcuni elementi inconsueti sui quali vorrei intervenire, cominciando da un accenno sul quale quest'Aula davvero dovrebbe riflettere più spesso, sull'incapacità dimostrata dall'Europa negli ultimi tempi non solo di trovare soluzioni condivise, ma addirittura di dare attuazione alle soluzioni, alle risoluzioni approvate. Il fatto, e partiamo da questo esempio, il fatto che alcuni Paesi abbiano rinnegato i principi del Trattato di Schengen non può essere soltanto frutto di una contingenza anche grave, quale una politica migratoria che mette in difficoltà, ecco, questi Paesi di confine. Il fatto che per affrontare un'emergenza si rimette in discussione Schengen è ben più pericoloso, perché Schengen è il fondamento dell'Europa. Senza Schengen non avrebbe più ragione di esistere l'Unione Europea. Ora, questo episodio molto preoccupante va al di là delle nostre contingenze politiche e pone l'accento su quello che è il problema principale dell'Unione Europea in questi tempi. Le discussioni sulle politiche europee portano inevitabilmente a visioni diverse e quindi a coltivare anche dei dissensi. Negli ultimi tempi ogni dissenso sulle politiche si è trasformato in un dissenso verso l'idea stessa di Europa, in scelte richieste dai paesi, dalle maggioranze dei paesi, da minoranze agguerrite all'interno di questi paesi. Di scelte volte a proporre l'uscita dall'Europa, quasi che entrare e uscire dall'Europa fosse come passare attraverso una porta girevole, come se fosse un meccanismo che può essere continuamente ribaltato. Ora non è così. L'idea dell'Europa è un'idea irreversibile, o c'è o non c'è, o ne facciamo parte o non ne facciamo parte. E con qualche preoccupazione che noi, quando parliamo dell'Europa, rivolgiamo lo sguardo ai profeti dell'Europa e a coloro che l'hanno realizzata, non è che oggi abbondino gli Altero Spinelli e meno che mai i De Gasperi, gli Schumann, gli Adenauer, insomma. Il panorama politico europeo non è caratterizzato da uomini di questa statura. E il comportamento dei popoli non è così volto all'ideale come invece poteva accadere dopo una prova tragica, quale è stata la Seconda Guerra Mondiale. Dopo 70 anni di relativo progresso, anche gli ideali si sono affievoliti. Allora, oggi, prima di discutere di politiche, noi dobbiamo ritrovare le ragioni della convivenza europea, convinti che le politiche non sono e non devono essere immutabili, anzi, una problematica delle politiche europee è proprio la loro viscosità. Ogni cambiamento è lentissimo e questo in settori dinamici come la politica economica o come la politica verso l'immigrazione non può essere accettato. Questo diventa un elemento stesso di criticità. È molto più grave avere una politica che non si realizza
o che resta immutabile per troppo tempo che non commettere qualche errore di valutazione. Ora noi stiamo scontando questa prassi che sta portando l'Europa verso un'uscita dalla famosa porta che non può essere girevole. E allora interroghiamoci nuovamente, ecco, sulle nostre ragioni per essere in Europa. È ovvio che quando non si condividono le politiche sia indispensabile anche un momento di rivendicazione. È ovvio che occorra proporne il cambiamento, e questo il nostro governo l'ha fatto qualche volta anche alzando la voce, più di quanto a noi europeisti convinti di Scelta Civica magari non sia piaciuto. Ma al di là, ripeto, della necessità di proporre delle modifiche, noi dobbiamo comunque renderci conto di alcuni problemi che riguardano l'Europa e soprattutto dei due problemi che sono in discussione nel prossimo Consiglio. Il primo, quello dell'immigrazione. Io non credo che il problema dell'immigrazione possa essere affrontato soltanto con degli slogan. È una situazione talmente drammatica che richiede concretezza, responsabilità, ma anche capacità di cambiamento. Non esiste una politica dell'immigrazione che valga per tutti i tempi e per tutte le epoche. I richiami più o meno sentimentali alla situazione dei nostri nonni, sono nipote di un emigrante negli Stati Uniti d'America e quindi posso parlare con qualche cognizione di causa. Ecco, il richiamo alla situazione dei nostri nonni non è strettamente coerente con le dimensioni del fenomeno che l'Europa è chiamata ad affrontare. In quel caso si trattava di un'immigrazione cospicua nei numeri, ma programmata e gestita con attenzione e con rigore, a volte talvolta eccessivo, e quelle politiche di rigore magari ci feriscono nel nostro sentimento nazionale, ma era comunque un'immigrazione programmata, gestita dal paese che ospitava questi nuovi venuti con una precisa volontà di integrazione. Noi abbiamo una dimensione del fenomeno che non favorisce una precisa volontà di integrazione. E quindi si richiede a maggior ragione la disponibilità a discutere una politica comune e ad accettarla da parte di tutti i partner. Lo spettacolo vissuto nel 2015 e all'inizio del 2016, in cui ogni paese europeo ha fatto una sua politica sull'immigrazione, è uno spettacolo che dobbiamo assolutamente superare, di fronte al quale noi riteniamo che l'Italia debba porsi come propositrice di politiche sostenibili, ma anche come propositrice del rilancio dell'idea dell'Unione Europea. Un breve cenno alle questioni di politica economica. Beh, l'ha detto bene stamattina il Presidente, ha detto una cosa che noi diciamo troppo di rado e sulla quale bisognerebbe riflettere. Non esiste una politica economica che possa garantire uno sviluppo. Non esiste una politica economica che serva a ridare competitività a chi la competitività l'ha persa. Nessuna politica monetaria è sufficiente a fare una buona politica economica. In questo momento l'Europa esprime una politica monetaria che tutti noi condividiamo e non possiamo non esprimere al Presidente della BCE Draghi anche l'ammirazione per il coraggio con il quale porta avanti una posizione spesso solitaria e la porta avanti con fermezza e con decisione davvero inconsuete. Ma non basta questa politica monetaria a ridare competitività a chi la competitività l'ha persa. Nessuna fallimentare politica economica ha messo in discussione i settori in cui il nostro paese è un'eccellenza. L'industria del lusso, l'eccellenza gastronomica, la moda, sono settori nei quali le esportazioni italiane crescono a dispetto di qualsiasi politica monetaria. È sul resto del paese che manca la competitività, e la competitività non la ritroveremo stampando carta moneta, ma la ritroveremo soltanto se sapremo interrogarci sulle cause di questa nostra debolezza. Ora, le cause della nostra debolezza sono molto simili a quelle degli altri paesi europei, che tutti comunque stanno attraversando un momento di crisi. Ora, nel fare una rilevante iniezione di ammodernamento complessivo dell'Europa e del paese, bisogna ripartire da molto lontano, bisogna ripartire dall'affermazione primaria degli ideali di Europa, affermazione che noi sosteniamo con grande vigore e con grande fermezza. Ed è in questo spirito che noi riteniamo che la risoluzione di maggioranza, che discute delle politiche, che
propone delle correzioni alle politiche sino ad oggi attuate, ma è una visione di mantenimento dell'ideale di fondo, beh, credo che questa risoluzione oggi, in questo momento, rappresenti il massimo che sia oggi sostenibile, e di questo la voteremo con convinzione. La ringrazio e adesso do la parola al deputato Rocco Buttiglione. Prego. C'è un problema con il microfono, temo. Vediamo se qui va meglio. Sì, prego. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo a una svolta fondamentale della politica europea ed entriamo in un tempo di grande politica, quel tempo nel quale bisogna avere il coraggio di grandi decisioni. Notiamo con piacere che il Presidente del Consiglio ha mostrato senso della responsabilità straordinaria che in questo momento grava sulle sue, ma anche sulle nostre spalle, sulle spalle di tutti i politici responsabili. Cominciamo dalla questione dell'immigrazione. La questione dell'immigrazione è una questione identitaria. Un grande poeta, T.S. Eliot, nei colli della